allora mi sono rispostata da questo lato perché mi sa che di qua si vede meglio, senza troppa luce che abbaglia. Non mi posso mettere più in là perché qui c'è ancora l'albero di Natale, lo devo ancora togliere. E comunque niente, oggi volevo fare il wrap up del mese di dicembre, prima di fare il video sui miei libri del 2021, sui preferiti del 2021, volevo concludere tutti i wrap up in modo da vedere anche prima quali sono stati gli ultimi libri che ho letto nel mese di dicembre. Iniziamo subito con il primo libro che mi ha tolto davvero parecchio tempo perché avevo iniziato a leggerlo a novembre, non ce l'ho fatta e l'ho finito a dicembre. È un bel mattoncino, in effetti, e si tratta dell'Impero del Vampiro di J. Christophe. Questo è della Mondadori, ha un prezzo di 25 euro e sono la bellezza di circa 700, diciamo 11 pagine. Ve l'avevo già fatto vedere comunque il libro anche all'interno, questo ha due copertine, è bellissimo, non c'è che dire. E il libro però è lungo e questa lunghezza si sente tutta, nel senso che io leggevo tanto, cioè mi sembrava di leggere tanto. Però vedevo che non riuscivo mai ad arrivare alla fine, insomma, mi mancava sempre tantissimo per arrivare alla fine. E questo però non vuol dire che non mi sia piaciuto, perché il libro mi è piaciuto tantissimo, cioè io gli ho dato 5 stelline su 5. Allora, sicuramente ne avrete sentito parlare in lungo e in largo di questo libro, però vi dico giusto due parole nel caso qualcuno non lo conosca proprio. Ci troviamo in un mondo dove c'è il sine die, cioè una notte quasi senza fine. Qui dominano i vampiri. I vampiri stanno cercando di conquistare tutto l'impero uccidendo gli umani. E il nostro protagonista è Gabriel. Gabriel è per metà mostro, lui è l'ultimo dei Santi d'Argento, entrerà a far parte appunto del Sacro Ordine d'Argento, che sono coloro che praticamente si occupano di uccidere le creature della notte. La storia comunque inizia dalla fine, cioè Gabriel è stato imprigionato dai vampiri. Lo troviamo infatti in una cella. E in questa cella con lui c'è un vampiro che lo sta praticamente, diciamo, costringendo a raccontare tutta la sua storia. E così noi veniamo a conoscenza di tutta la storia di Gabriel. Ed è una storia, che per quanto mi riguarda, insomma, è stata bellissima. È una storia di amicizie, di amore, ma soprattutto è una storia di fede. È molto improntato sulla fede questo libro. E J. Christophe, secondo me, si è ispirato molto al Codice da Vinci, cosa che all'inizio mi ha fatto un po' storcere il naso, poi però pensandoci, più di tanto, insomma, non mi ha dato fastidio. Io ve lo consiglio tantissimo, se vi piacciono i vampiri, che ovviamente non vi ho detto qui sono cattivi, tornano i vampiri cattivi, non abbiamo più i vampiri buoni, insomma, a cui eravamo abituati. Ve lo consiglio se vi piace il genere, ovviamente. Sappiate però che è un libro che ha bisogno del suo tempo, perché è lungo e perché questa lunghezza si sente. Però una volta che lo leggete, secondo me rimarrete talmente presi dalla storia. Io una volta che l'ho finito, mi mancava, cioè io non vedo l'ora di leggere il volume successivo, che non so neanche quando esce, spero quest'anno, spero il più presto possibile. L'unica cosa che posso dire che non mi è piaciuta è il linguaggio. La scrittura non è eccezionale, assolutamente. Il linguaggio in alcuni punti è un po'. Mi ha dato un po' fastidio, nel senso che ci sono parolacce, ci sono battutine che l'autore secondo me poteva assolutamente evitare. Però nonostante questo io non sono riuscita, insomma, a non dargli 5 stelline perché la storia mi è piaciuta troppo. Il secondo libro che ho letto è stato Il giardino dei segreti di Kate Morton, questo della Pickwick, ha un prezzo di 10,90 euro e sono circa 593 pagine.
Allora, io in passato avevo già letto un libro dell'autrice, intitolato Una lontana follia e mi era piaciuto davvero tanto e avevo voluto appunto recuperare, veramente vorrei recuperare tutti i libri dell'autrice. Ho iniziato appunto con questo, Il giardino dei segreti, che mi avevano detto essere anche più bello. In realtà, devo dire la verità, forse io ho preferito Una lontana follia, però proprio roba di scuciture, cioè sono bellissimi tutti e due, ve lo dico. La storia qui è davvero molto difficile da raccontare perché è bella ingarbugliata, si articola su tre piani temporali e l'autrice è stata bravissima a rendere il tutto molto scorrevole, molto fluido, molto intrigante, soprattutto fino alla fine non capirete, cioè vi sembrerà di aver capito, ma in realtà non avrete capito. E cercherò di raccontarvi i punti principali cercando di andare in ordine senza farvi spoiler. Allora, nel 1913 Nell, che è una bambina di 4 anni, viene abbandonata su una nave che dall'Inghilterra va in Australia. Viene abbandonata da una donna misteriosa chiamata Elisa McPeace. Nell scoprirà questo però soltanto il giorno del suo 21° compleanno, quando il padre le rivelerà il segreto, e da quel momento in poi la vita di Nell cambierà completamente. Poi, alternata a questa, abbiamo la storia, una storia ambientata nel passato per conoscere meglio appunto il passato della famiglia di Nell. Conosciamo Elisa McPeace, sua zia Adeline, sua cugina Rose. E l'ultimo piano temporale è quello invece del 2005, dove conosciamo Cassandra, che è la nipote di Nell, che viveva con Nell, però adesso Nell è morta e Cassandra riceve un'eredità inaspettata in Inghilterra. Deciderà infine di partire, di andare in Inghilterra per scoprire appunto di più i segreti, insomma, del passato della sua famiglia e soprattutto della storia, del segreto della storia di Nell. Alternata a questa storia, nel libro ci sono anche delle favole, perché Nell era stata ritrovata sulla nave con una valigetta in mano. In questa valigetta c'era un libro di favole di Elisa McPeace e tutta la storia appunto ruota proprio sul cercare di scoprire chi è questa Elisa McPeace. È una storia davvero molto bella, io ve la consiglio tantissimo se vi piacciono i misteri, se vi piacciono le storie Il terzo ingarbugliate. libro che ho letto è stato Il piccolo libraio di Arkhangelsk, non so se si dice così, di Giorgio Simenon, edito ad Elfi, a un prezzo di 11 euro e sono 172 pagine. Questo libro all'inizio non mi stava prendendo più di tanto perché mi sembrava una storiella banale. In realtà mi è piaciuto molto perché tratta temi molto importanti come il tema della solitudine e dell'abbandono, ma soprattutto l'autore tratta il tema dei pettegolezzi, nel senso che lui è riuscito molto bene a scavare all'interno dell'animo umano, a far emergere che cosa i pettegolezzi provocano nell'animo di una persona. Il protagonista di questa storia è Jonas, o Jonas, non so come si dice, io dirò Jonas perché mi piace di più. Lui fa il libraio, abita in Francia, ma proviene da una famiglia di ebrei russi emigrati in Francia ai tempi della rivoluzione. E lui non è mai voluto tornare in patria, non sa se i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi genitori sono ancora vivi, perché lui qui si è creato una sua routine e non vuole sconvolgerla. È un tipo molto abitudinario, diciamo. Arriverà comunque anche a sposarsi con una donna molto più giovane di lui, diciamo perché viene quasi costretto dalla mamma di questa donna. E questa è una donna molto provocante, molto indisciplinata. Lui deciderà, insomma, di sposarla perché vorrebbe darle una vita più tranquilla. Infatti, comunque non la rimprovera, non è geloso. Però poi un giorno, la moglie uscirà di casa e non tornerà più. Da qui nasceranno, insomma, tutta una serie di pettegolezzi che praticamente faranno crollare tutte le certezze, insomma, che aveva Jonas e lo annienteranno.
un libro molto bello se vi piacciono insomma queste L'ultimo tematiche. libro che ho letto è stato Madame Bovary di Gustave Flaubert. Io ce l'ho in questa edizione, che è della Alberto Peruzzo Editore. Il prezzo ovviamente non ve lo so dire, qui non c'è neanche scritto, le pagine sono circa 273. Allora, io in realtà l'ho ascoltato in audiolibro. E devo dire che mi è piaciuto tanto. La storia ruota tutta, se non la conoscete vi dico due parole ovviamente, la storia ruota tutta intorno ad Emma, che ben presto diventerà Madame Bovary, perché si sposerà molto giovane con il medico Charles Bovary, e la sua sarà una vita inappagata. Emma non è mai soddisfatta, vuole sempre troppo. E nonostante quel poveraccio di Charles cerca praticamente di esaudire tutti i suoi desideri, tutti i suoi capricci, e io infatti Emma fin dall'inizio l'ho odiata per questo appunto suo essere sempre infelice, non è mai contenta, non le va mai bene niente, e poi tratta malissimo quel poveraccio di Charles. Però allo stesso tempo devo dire che l'ho anche capita. Perché riflettendoci, lei si è trovata in un amore che non è stato come pensava e si è trovata intrappolata in una vita che non le apparteneva. E devo dire che nonostante pensavo che non mi sarebbe piaciuto, mi è piaciuto tanto. Anche tutti i personaggi comunque di questa storia sono ben delineati e è anche molto scorrevole. Mi è piaciuta tanto anche l'esperienza dell'audiolibro perché, come vi dicevo all'inizio, io l'ho ascoltato in audiolibro. E niente, con questo ho finito i libri che ho letto nel mese di dicembre. Fatemi sapere quali sono state le vostre ultime letture dell'anno 2021. Per il momento vi saluto, ma ci vedremo presto con, penso, un riepilogo del 2021. Vediamo un po'. Ciao!